Bentornati ragazzi, qua sul mio canale, è Jagengame che vi parla e sono lietissimo di rinvitarvi al mio canale, ora che è riaperto. Era per avvisarvi, era in pausa per proprio modernizzazione, e la modernizzazione potete vedere anche qui. Ma come? Un gioco così scarso direte, vabbè, ok, è famosissimo ma possono accederci quasi tutti, ma comunque sia sì, ho voluto iniziare da questo perché comunque sia è un classico, ma alle cose grandi ci andremo comunque. Allora. Sì, da lì avete potuto capire che sto giocando a Nintendo Switch. Comunque sia, iniziamo. Tanto per dire, Mario Bros lo conoscete tutti. Vi muovete, schiacciate i funghi, prendete anche voi altri funghi, diciamo così, e andate avanti per l'avventura. Però, alcune regole vi voglio dire. Innanzitutto, i video come li voglio trattare di questa serie? Questa serie, ad ogni video farò un mondo. Un mondo ad ogni video. Quindi sì, saranno un po' corti, ma voglio far durare sta serie, diciamo. Intanto fiori di fuoco, bene. Due, una cosa che utilizzerò sarà questa. I carichi e i crea sospensione. Praticamente, siccome i vecchi giochi non avevano salvataggi, hanno messo questa opzione qua. Perché infatti, se qua fai un game over, ricominci tutto il gioco da capo. E noi non vogliamo questo, vogliamo che duri poco questa serie. Perché sì, ci saranno tipo sette serie così piccole, per poi passare a quelle parti grandi, ma state tranquilli per questo. Comunque, se ho detto tutto ciò, possiamo anche andare avanti. Allora, inizio. I primi livelli sono facilissimi. Potete anche speedrunnare così. Anzi, in realtà, in molti giochi, in molti livelli si possono speedrunnare così, però. Vittoria. E voilà. Ora. Vabbè, fuochi d'artificio. Ok, una cosa che non avrete visto è che io ho creato punti di sospensione proprio tra i due livelli. Proprio così, voglio fare così infatti. Creerò un punto di sospensione tra ogni due livelli, cioè in senso ogni livello, così. E non lo farò nemmeno vedere, taglierò quella scena così non vi sembra neanche che preferisco quel video. Ovviamente ad ogni morte caricherò. Però tranquilli. Grande. Intelligente io. Però in questo video, cioè in questo. In questo livello che non so parlare oggi, devo fare già un'eccezione. Allora, l'eccezione direi di farla subito qua. Creo un attimo insieme a voi, intanto si fa così, create così. Ok, così ci avete salvato. Ecco, farò subito un'eccezione con voi perché voglio farvi vedere una cosa che però poi non posso più andare indietro. Perché sì, un brutto di questo. Vabbè, adesso faccio vedere. Benvenuti qua al primo segreto di questo gioco, Warp Zone. Qua potete scegliere in che mondo andare tra questi tre. I più intelligenti andranno nel mondo 4 per passare là. Però io non voglio prendere nessuna scorciatoia in questo gioco. Ma comunque sia, ecco perché ho fatto questo salvataggio. Il brutto di questo gioco è che non puoi tornare indietro. Quindi è così che si fa. Carica e vai. E farò così tutto il tempo. Però le prossime volte non farò vedere io che faccio carica, cose varie così. Wow, anche perché stavo per doverlo per utilizzare. Comunque sia, livello 2 già quasi finito. Perché sono corti ogni mondo? Cioè, perché ogni video è corto? Perché ogni mondo è corto. Ci sono 4 livelli ad ogni mondo, compreso il castello, in senso. E seconda volta con fuochi d'artificio, madonna. Ok, è un evento raro che capiti fuochi d'artificio. Mondo 3, cioè, livello 3 del mondo 1. Ok, stavo per essere ucciso da un Goomba, no, grazie. E ecco cosa ho dimenticato di fare. Sì, vedete che farò così, però a volte sono io scemo che non salvo prima di fare puntate. Quindi devo sperare di non morire. Innanzitutto, io qua so che c'è un fungo, per favore vieni. Grazie mille. No, non mi fido. Vattene. Paratrupa. Grazie mille. Ok, scusate i rumori, molesti a casa mia. Ok, non sono molesti, però. Via. Questo devo prendere là e. Terzo livello finito, per fortuna non è. Come potete vedere il castello è diverso, perché stiamo per entrare nel castello del boss finale di questo livello, di questo mondo. Ed eccoci nel primo castello. Allora, primo castello, innanzitutto. Sì, i castelli inizieranno quasi sempre così, ovvero con un blocco dove potete vedere un power up con sotto una fiamma.
iniziano quasi sempre così. Non chiedetemi perché. Ora, io quello che ho di questo livello è uscirne dopo aver preso power up, ma ci sono riuscito. Allora, fuochi, levatevi per favore. Via, via. Ok. Allora, intanto una cosa che dico, adesso che è uscito di nuovo il canale, per ora porterò solamente un video giornata di una serie. Però poi in futuro voglio portare due video diversi di serie diverse al giorno. Comunque, te super easy. Però è facilissimo sconfiggere lui. Indovinate chi incontreremo ad ogni castello? Grazie Mario. Ma la principessa è in un altro castello. Ma vaffanbrodo te. Ce lo dicono così tanto per spararci. Mondo 2. Ah, giusto però. Stavo per dimenticare. Ho detto facciamo un solo mondo lì a puntata, ma comunque sia. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Scusate per l'episodio davvero cortissimo, è stato un episodio di introduzione, ma funzionerà così. Poi i video saranno più lunghi da quando i livelli saranno essere più difficili, perché vedrete un sacco di morti. Comunque sia, il game è tutto. Se vi è piaciuto il ritorno del canale e questa serie, lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi al canale. Il game è tutto. Ciao ciao!